Ciao ragazzi, mi raccomando, mercoledì e giovedì avete già un impegno. La Coppa del Re, alle 21, in diretta. Le più belle partite della Coppa del Re, in diretta. Quindi non prendete impegni, perché non ha senso, non ha senso. Ci siamo noi in diretta. Vi aspetto, Mi raccomando, ciao ragazzi. Oggi è anche il giorno che abbiamo scoperto tutti che 43 persone sono morte, 43 migranti di fronte alle coste della Calabria, e purtroppo il bilancio non è definitivo, tanti bambini. Sull'immigrazione ognuno può avere le proprie idee, ma di fronte a una tragedia di questo genere davanti alle nostre coste non possiamo essere indifferenti, e devo dire che a volte i morti non sono sempre uguali, no? Ci si ricorda, ci si commuove, ci si ferma solo per morti magari più vicini a noi, e altri vengono considerati quasi scontati o non degni di una menzione. Io ritengo che anche il calcio, oggi di fronte a questa tragedia, forse un minuto di raccoglimento avrebbe dovuto farlo, perché è una tragedia che riguarda tanti bambini e tante persone che cercavano semplicemente una vita migliore, sono state vittime di questi scafisti che li mandano spesso e volentieri alla morte. Ripeto, il bilancio attualmente di 43, si teme addirittura si arrivi a 100 persone morte davanti alle coste della Calabria. Mi faceva piacere ricordarlo con Maurizio Costanzo, anche se naturalmente sono situazioni completamente diverse. Va bene, parliamo adesso di calcio, è iniziata a partire da pochissimo, andiamo a vedere la novità di formazione dell'Inter, Rossi. La novità prima di tutto è il riposo di Barella, è stato confermato Mkhitaryan, c'è Brozovic dal primo minuto, davanti Martinez, Lukaku, ma era abbastanza scontato, e poi c'è De Vrij, perché non ci sono De Marco e Skriniar per affaticamenti. Piove, c'è vento, fa freddo, campo bagnato a Bologna. E poi tutta Italia, quindi fuori diciamo Dzeko, fuori Barella, dico bene, sì, e sì, sarà interessante vedere se Lukaku dà continuità ai bei 25 minuti che ha giocato nella partita di Champions League. Inter in maglia gialla, Bologna che attacca, via! Sì, con Orsolini che viene fermato in fallo laterale, siamo vicini alla bandierina del corner, va a battere Posch. Rimessa laterale, Posch 1-2 con Ferguson, Posch dal fondo, viene tamponato, recupera l'Inter. Sì, il pallone è recuperato adesso dall'Inter che prova a distendersi. Bravo Ferguson, ancora Orsolini, la palla che resta lì ai 25 metri con Dominguez che viene anticipato. Diciamo che con gli eminenti clinici tu hai qualche problema interisti. Ma con tutti. Ma cioè, grandi clinici milanisti, noi abbiamo... della Giustina, poi abbiamo Maggioni, poi abbiamo Bianchi, Carugo. Vittoria. No, siamo messi bene anche. Sì, Vittoria che poi è bene. Va bene, riparte l'Inter, forza ragazzi, via! Attenzione, il pallone giocato adesso dagli interisti a centrocampo. Bologna che va a porsi su due linee a difesa di Skorupski. Attenzione, Darmian! Lautaro anticipa senza volerlo Lukaku, la palla va a finire sul fondo. Peccato. E allora hai messo per bravo Bastoni, credo. No, chi è? Gossens? No, Bastoni! Oddio, Lena, un'ana, si mette a dribblare dei due, è un pazzo! È un pazzo! Ma è riuscito ad allontanare il pallone! È un folle! Si è messo a dribblare due giocatori davanti alla linea di porta, ce l'ha fatta! Attenzione, Gossens, palla dentro per Çalhanoğlu, lato corto dell'area. La palla è troppo lunga, si arrabbia Çalhanoğlu. Con Gossens gli dice una palla facile. A sinistra, dentro l'area di rigore, c'è il tiro piazzato. Bravo, c'è il salvataggio con la mano, dice Ferguson. No. Ancora Ferguson fa la finta, grande giocatore Ferguson. Palla dietro per Soriano. Allora, si appoggia. Ha fatto un fallo di mano Ferguson. L'intervento era in tackle da parte. Ancora in area di rigore per il direttore. Con il tiro e gol! Il gol! Il gol di Musa Barro! Il gol di Musa Barro, gran gol di Musa Barro. Diagonale, la palla passa sotto e va nell'angolino basso. Bravo Paladini, cioè non è che uno si stupisce più di tanto, perché Bologna stava giocando alla grande Bologna. Sbandava, c'è una serie di, dicevamo proprio, di armoniosi attacchi del Bologna che faceva girare palla. Vediamo che non ci sia il solito fuorigioco che magari nessuno si aspetta. Il diagonale di Barro sembra preciso, non credo che Onana abbia grande responsabilità. Ma poi con la pioggia tutte le gambe, sbuttato palla non si prende. Lo diciamo, c'è già stato un primo tiro al quale si era opposto in spaccata, credo, De Vrij o Darmian, e si era aveva reclamato il fallo di mano attenzione attenti per questo forse c'è un fuorigioco.
è fuori gioco. Secondo me c'è un fuori gioco. Vi devo dire che se io fossi se io fossi Suma direi che è simile al gol nel derby, che poi invece avevano funzionato giusto. Però per me era da annullare sia quello dell'Inter del derby, e secondo me da annullare anche questo. Però quello è passato, quindi annulliamo. Sul diagonale, adesso ve lo faccio vedere. Sul diagonale di Barro qui la sta controllando. C'è esattamente il diagonale di Barro, c'è un giocatore Dominguez, del Bologna, Dominguez. Ecco, Dominguez, che si sposta e lascia passare il pallone che segna, che entra sulla traiettoria, ecco, certo, del tiro. La domanda è sulla traiettoria. Sì, perché si sposta addirittura. Se guardi, si sposta così per far passare la palla. Allora, è già stato annullato? No, sta continuando. Però da come spiega i giocatori del Bologna, penso che... Sì. Penso che... A me pare evidente... No, ragazzi, secondo me quella dell'Inter. Sta spiegando proprio quella dell'Inter. No. Allora, lo ripetiamo. Il pallone, adesso io voglio vederlo bene da dietro, serve... Allora, vediamo... Si sposta la traiettoria, ragazzi. Dai. Sì, cioè, sì, sì, dai, ragazzi, se non annulla sto gol qua, se non incide questo movimento. Allora, il tiro, guardate, è qua, ecco, per essere più precisi, è qua, è in fuorigioco il giocatore del Bologna, lui alza il piede, la fa passare sotto, quando vede sbucare improvvisamente il pallone, Onana si tuffa, ma è troppo tardi. Lo va a vedere. Ma cosa c'è da vedere? Per uccidere lui. Non è gol allora, ha detto, si è visto, non è gol allora, vuole andare a vederlo. Dai, non può non andare. Allora, non vediamo. Si sposta. Ah, ma c'è un possibile fallo di mano prima anche. Allora, adesso stanno facendo vedere il fallo di mano di Darmian. E sul tiro Darmian ha il braccio molto largo ed è via. Nel prosieguo dell'azione c'è il ecco, allora vediamo se quando tira fuori gioco. Esatto. Mi sembrava abbastanza evidente. La prima di mano ha detto con la testa vai ho visto che ha detto vai avanti. Allora, per spiegare anche il fallo di mano, su questo ci poteva essere anche opinioni diverse, non so Mauro perché il braccio e il professor Pisani cosa dicono. C'è questo tiro con Darmian che si butta in avanti in spaccata, il suo braccio è molto largo oggettivamente e lo prende, un braccio ben largo, però è anche compatibile con il movimento. Cosa c'è, allora, Castiglione? Scusa, se visto la il rigore gli prende un'altra parte del corpo prima di prendere esatto il braccio. Ah, ecco, allora, e Orsato dice no a quelli del Bologna, ha fatto vedere il labiale, dice no, rigore non è, per quello sì, che diceva vero, Mauro vero. Sul gol invece non c'è nessuna influenza, Onana era completamente battuto e non incide in nulla e per nulla la posizione, la Pisani posizione del giocatore del gol. No, il gol secondo me era da annullare, sul rigore rimango un po' perplesso, anche se il pallone sbatte prima sul piede, però... Ecco, però allora per spiegare, io non l'avevo vista bene, il tiro rimbalza sotto, credo, un polpaccio di Darmian e poi schizza dietro, quindi direi che c'è il tocco. No, ma l'ha spiegato prima. Orsato, ha detto, rigore non è. Rigore non è, e a me sembra comunque che si sposti proprio all'ultimo momento da posizione di fuorigioco, se non è attivo lì. È attivissimo, dai. Vabbè, calcio d'angolo per l'Inter, andiamolo a vedere. È attivo se disturba Onana. Onana non la prendeva mai quella palla, non la prendeva, e sono d'accordo, vede, non la prendeva. Ma se no, perché... scusate, se non si fosse spostato avrebbe impattato il colpo. Un colpo di testa al lato di De Vrij. Due minuti in energia, abbiamo cazzato poco. Ho confessato il buon Baccarico, ma dimmi la verità, perché Suma ti ha detto no, prima era stato un po' sul genere, però effettivamente mi dice i milanisti mi danno un po' più fastidio perché sono più con le mie aggressioni. Suma mi provoca. Tu lo hai spinto verso la forza nerazzurra. È diventato molto suscettibile. Baccaro è molto interista. Suscetti, meglio che non dico. No, però la sua cosa è che tu, a furia di dargli dell'interista, lui pian piano si è avvicinato perché si è rotto le scatole e sentirsi da bene. Magari anche l'allenatore che c'hai in panchina aiuta. Lo volete come seconda squadra di Baccaro? sì. Non lo prendono tutti. Portiamo a casa tutto. Baccaro è una persona di sublime. Sublime. grazie, Fiaccio. Ma pure il campo dovrebbero essere favorevoli ai giocatori. Ma Gianluca, più... ma non sei convinto tu di Barella? Brozovic segnerà in questa partita, poi vai in giro a dire che l'avevi detto. Brozovic segnerà in questa segna partita. Segna questa partita, ti assumi la responsabilità di quello che ma dici? Me l'ha detto Baccaro. No, non mi permetterei mai, direttore. Io mi assumo la responsabilità di togliere Brozovic. No, e tu dici sbagli, Brozovic tutta la vita. Io sono con Gianmarco. Parte il secondo tempo, via ragazzi, forza. Attacca il Bologna, va molto indietro la propria retroguardia centrale con Sosa. Lancio lungo di Sosa a cercare Barro, troppo lungo, la palla gli rimpalla addosso, recuperata però da Acerbi. Acerbi, ricordiamo, al posto di De Vrij, che era ammonito
finito, giusto per non rischiare, anche perché qua si pattina. Speriamo che Acerbi, anche lui non mi sembra uno stabilissimo. Ecco, poi volevo, mentre la palla ce l'ha Onana, chiedere a Paladini se si può dare una tessera onoraria di sentinella a Tamara Malleo, perché se c'è una da questo punto di vista attentissima è lei. Al linguaggio. Voi pensate, no, ma siamo a livelli. Sì, io, lei è sentita. No, intimidisce gli ospiti, Mauro. Sì. Passava, abbiamo fatto la gag che Mimmo Pesce andava a festeggiare anche con i tifosi della squadra contro cui faceva la cronaca e loro per scherzo facevano finta di picchiarlo, no? È arrivata Tamara Malleo? No, stiamo dando un messaggio negativo. Cioè era una gag, chiaramente. No. Ho già la tessera, mi sta scrivendo Tamara Malleo. Ma infatti è tesserata sul serio. Sì, ma ad onorem. Che... Va bene, dai, scherzi a parte, riparte l'Inter, via. Sembrava volesse far riprendere il gioco subito e invece ha perso un attimo Lautaro. Lukaku! Bello. Attenzione, bello. Lukaku! Lukaku la mette in mezzo, non ci arriva nessuno. Dall'altra parte, ancora il pallone. Azione corosissima, no! È caduto per terra, è scivolato. Risponde con i gol? Ah, eccolo qui la milanista che aggalla. Neanche Lukaku gli offre la parte di sinistra. Lancio lungo, quindi sulla destra, orientata per Porsche di testa. Non ci arriva Ferguson nell'anticipo di bastoni. Anzi no, c'è Ferguson, ancora Ferguson, l'onnipresente Ferguson, che giocatore Ferguson, che giocatore Ferguson, per Orsolini, entra la rigore Orsolini, la palla messa in mezzo, c'è, la palla indietro, il gatto Soriano, il tiro, la respinta, ancora il gatto, ancora il gatto Soriano, siamo in tiro di rigore con Dominguez, la parata di Onana, mamma che rischio per l'Inter, che rischio, Castiglioni disperato, incredibile, Paladini, ecco, lo vedete, l'espressione di Paladini, attenzione, palla ancora verso, bravo, ma c'è la Pozzanghera, bravo il doppio cambiaso, ancora c'è la palla giocata, può ripartire il contropiede del Bologna, riesce a tenerla però è D'Ambrosio, D'Ambrosio lo aggira, attenzione, adesso il pallone da Cialo messo verso Dzeko. Allora spieghiamo cosa è successo prima, all'altezza della metà campo un pallone sciaguratamente sbagliato da Acerbi permette a Barro di partire sulla fascia, entra in area da destra, bravo, affiancato ad D'Ambrosio, prova il diagonale, era già un po' troppo defilato, si è defilato troppo e Onana respinge, sì, poi sì, però sarà stato anche defilato, però anziché puntare sul secondo palo gli dà in bocca al portiere, sì, sul primo l'ha tirato, ha tirato, sì, era difficile comunque, allora ve lo faccio vedere, praticamente entra in area in questa posizione, ecco. E da questa posizione, attenzione, direttore, tira, contropiede, c'è ancora con Orsolini, no, in area di rigore, il tiro, il gol Orsolini, disperazione del Castiglioni, direttore, simile a quella di Barro. Ve l'ho detto che Orsolini mi stava piacendo molto, Sì, però avevi detto Lukaku anche, però. No, ho detto, mi faceva voglia, ma che non avevo sensazioni. Sei la luce della mia giornata. Allora, Londa Mondo Flex, via. A questo punto, lancio centrale per Orsolini, che parte qui, centralmente, non lo può raggiungere nessuno, sull'uscita di Onana, tiro sotto la traversa, prego. Fabio, scusami Franco, hai appena preso un contropiede? Esatto. Hai il centrocampo che capisci che non è a posto dopo l'entrata di Marella. Cambia il tema, fai palla lunga. No, chiedo scusa, io non sono d'accordo. Secondo me c'è il primo grave errore è quello di Bastoni, perché non è in zona sua. Perché lui deve essere lì in zona su Orsolini, primo punto. Secondo punto, tu stai proponendo, Bastoni pensa che una specie di forcing nella metà campo del Bologna. È inevitabile che prendi qualche contropiede. Il problema sono le posizioni. Posso dirvi però una cosa? Ma non c'è forza. Il vero errore è di D'Ambrosio. Esatto. Cioè, nel momento in cui... il portiere è qui e non dovrebbe stare qui a impostare l'azione. Qui, ma tu, scusami, ma tu dai la palla ad D'Ambrosio? Via la palla, sono d'accordo, però però D'Ambrosio quando riceve palla qui e vede che c'è una certa presenza a centrocampo di svariati giocatori, se tu metti centralmente un pallone e sai che c'è pressing degli altri, se anche Barella l'avesse controllato gli piombava addosso l'avversario con la difesa aperta, quindi lui d'accordo con te, è un passaggio che mette in difficoltà D'Ambrosio, non è un passaggio, ma allora perché D'Ambrosio non fa quello che doveva fare Onana? Lui il portiere ha appena preso contropiede, fa palla lunga.
Scusa direttore, sì, ma allora è D'Ambrosio. Onana che poteva deve fare meglio, ma D'Ambrosio lungo ha fatto peggio. Scusa, ecco, peggio D'Ambrosio, oh, ragazzi. Prego, prego, Vaccaro. No, pretendo le scuse di Suma. Pretendo perché? Le scuse di Suma, no, perché due minuti prima aveva detto. Ah, aveva detto che vinceva. Pretendo le scuse. Attenti all'Inter, attenti all'Inter, no, ribattuto. Ma no, ma Dzeko apre per Lautaro. Sì, è diventato permaloso come la Malleo. Attenti ancora al rilancio dell'Inter, a destra, via. Ma sto scherzando. Attenzione in avanti. Avanti per Brozovic, via Dominguez, e la palla, che campione Musabarro, campione che la qui rischiamo di fare la Fatal Bologna, come Milan la Fatal Verona, facciamo il titolo la Fatal Bologna, ma non è ancora finita, no, direttore, questa è l'andata, c'è Dominguez che con mestiere riesce a recuperare, fallo laterale vicino alla bandierina del corner, tranquillamente Cambiaso, sempre quello con una sola S, recupera la palla, rimessa laterale, ne mancano adesso tre mesi. Quando imparare a dire club e Cambiaso sarà un gran giorno per questa trasmissione. Non so, direttore, sarà dura però. Intanto pallottarina di fondo campo, rimessa in gioco dell'Inter, via. Pronto? Si fa per dire perché passano ancora dei secondi, tant'è che le telecamere vanno sulle tribune. Zang è andato Onana via. Adesso. Ancora Medel, la palla però recuperata da te. Oh, ma almeno un rinvio lo prendiamo. Attenzione, palla, adesso fallo. C'è fallo. Fallo di Medel ai danni. Ma perché fallo? Ma dai. Perché Medel. Carboni, sì. Perché Medel. Va Onana a batterlo, siamo sulla tre quarti campo dell'Inter. Onana va, se la porta avanti anche. Muoviti! Allora, sì, Onana, vabbè, comunque la batte lui. Via, lancio lunghissimo di Onana. Parte il lancio di Onana, sì, non la prendiamo testa. Mai noi. Che esce. Attenzione, adesso. Ripartiamo. Carboni. Dai, Carboni, basta, dribbling però. Attenzione. C'è una, via, la palla giocata. Pazzesco, adesso qua si apre il campo. Pazzesco, attenzione perché di qua c'è Dominguez che col terzo occhio. Bologna, due. Attenzione, Giannakopoulos viene però fronteggiato bene da Bastoni. Bravo, Kiria. La giocata su Raimondo. Questo è fallo. Andiamo, gioca. Dai. Allora, un po' tamponato Raimondo. Bravo, difficile dire se fosse fallo. Bravo, Medel, si appoggia a sinistra. Eccolo ancora Sosa, buona la giocata, giochiamo veramente bene. Mamma Sosa, lancio lungo questa volta a cercare lo scatto di Giannakopoulos che va via, se ci arriva non ci arriva. La palla non ci è arrivato, però sono due alla fine della ne partita. Ne mancano due. Bravo, il Bologna gioca. Bologna bene, sì, però noi aiutiamo. Io credo, palla al piede, la miglior squadra del campionato, palla al piede. Attenti a Onana che prova di nuovo un lancio lunghissimo dalla sua area di rigore, no, bello. Lancio lungo, attenzione, ancora uno lo lascia all'altro, l'altro c'è però dietro ancora non Kiria c'è. Kiria di testa, bravo, su Dominguez in qualche modo sbagliando, recupera l'Inter. Dominguez. Palla ancora per Barella, dai Barella, cosa mette uno a pensare? Ciara, dai. Pallone ancora messo davanti da Ciala, attenzione. Bravo, ancora Moro, bravo Lokoumi, esce Lokoumi, non faccia cose strane, tipo questa. Ma è la palla. Via la palla. Lunga, via Sosa, lunga via. Ma no, via. Ma non ce l'ha. Intanto recupera però l'Inter, ancora tenuto in altro campo. Lancio in avanti dell'Inter, via. Avanti, ancora al limite dell'area, attenzione, dai, in due, parlatevi. Tiro improvviso. Parata di Skorupski, rimessa laterale. Sei stato un po' ottimista nell'urlare gol. Gossens tira a due metri dal limite centrale. Respinge Skorupski coi pugni uniti, un tiro centrale, anche se la posizione era in mezzo. Che tiro ha fatto? Beh, una bella tirato come doveva tirare. Però era centrale, ma attenti alla rimessa laterale lunga, via. Rimessa laterale, attenzione che viene battuta. Bologna che riesce a recuperare, ma poi. Ma che fallaccio questo. Pallone si va avanti, credo, per il vantaggio. Ma che vantaggio? Dai, Dalla, svegliati. Palla ancora buttata in avanti, attenzione. Via, respingiamo, portiamo il contropiede. È quasi finita. Vediamo Giannakopoulos, la giocata in profondità. No, ma dai, ma che uscita è questa qui? Lancio ancora in avanti, forza. Ancora Dzeko, pallone recuperato in qualche modo, rimesso in avanti. Esce Skorupski. E recupera palla e mancano 20 secondi alla fine, direi che l'Inter perde. Mi date la Fatal Bologna che mi avevano settima. Detto no, non lo puoi scrivere, però io già avevo intuito, caro Mauro, vedi, anche se voi vi eravate ancora lancio lungo a cercare mio cugino, però è troppo corta, ho recuperato ancora da Bologna cugino? Raimondo, va bene, io non ho trovato è finita clamorosa sconfitta dell'Inter, clamorosa. Dobbiamo dire clamorosa perché nessuno francamente dopo aver visto le ultime partite dell'Inter, la partita anche con il Porto, poteva immaginare che perdeste di nuovo 1-0 nella Fatal Bologna. Però se posso dire, scusa Fabio, devi dire, segui posto. È evidente, già arrivano gli Inzaghi out, sì. Sono evidenti due fattori secondo me, intanto la stanchezza di questa squadra,
sì, che su un terreno così ridotto a quella maniera si è vista ancora di più. Poi, secondo me, viene completamente smentito il teorema secondo il quale se tu metti un attaccante in più hai più occasioni. Da quando è entrato il terzo attaccante non hai avuto nemmeno un'occasione. È finita la partita, assolutamente vero. Perché hai stravolto... Perché hai stravolto il tuo format tattico. Perché non c'era un'idea nella Però io mi permetto di dire, non che sia colpa del comunicato della curva, ma in qualche modo il teorema della curva. Noi vogliamo che tu sia più coraggioso in certe situazioni, metti una punta in più. No, ma la punta in più non ha funzionato. Magari Inzaghi si è sentito anche un po' condizionato da questa curva. Ma la punta in più non è carbone. Ma se non c'è Correa. Povero Carbone. No, la punta in più è perché le lasciate. Allora, vedete che il paradosso, però, che nel secondo tempo l'Inter non è andata. Scusate, datemi la classifica. Prima l'Inter rimane a 47 punti. Cosa diceva? No, le tre punte dovevano essere Lukaku, Lautaro e Dzeko. Però loro contestano l'atteggiamento. Oggi, in effetti, anche oggi a tratti si è visto che l'atteggiamento però in trasferta contro una squadra media non c'è stato. No, lo puoi dire nel primo tempo, nel secondo tempo. Sì, ma anche nel secondo, dai Franco, che partita hanno giocato. Adesso lo vedremo. Mi preme dirvi che l'Inter con 47 punti potrebbe teoricamente essere di nuovo raggiunta dal Milan e dalla Roma. Il Milan gioca stasera con l'Atalanta, la Roma invece gioca martedì con Cremona contro la Cremonese, che ha pareggiato ieri a venerdì col Torino. La Lazio teoricamente, cioè voi immaginate se Milan, Roma e Lazio vincessero, qui diventa se invece vincesse l'Atalanta non è che vada molto meglio, insomma. Però io non posso mi stai indisponendo, Mauro. Se tu cominci a fare così io poi mi indispongo mi dice male, la colpa è tua, non è mia, Fabio. Io stavo solo polemizzando con Vaccaro, cioè polemizzava con me, però ho detto niente. Quindi le sensazioni per stasera con l'Atalanta? No, non ho sensazioni, però Suma mi sta un po' maldisponendo. Scusa, ma chiedigli scusa subito, no? Però tu sei superiore a queste cose. Sì, non credo. Qualche ora per smaltire la rabbia. Chiedigli scusa subito. Diceva il professore... La Juve virtualmente dovesse vincere il derby sarebbe seconda da sola. Ah, eccolo qui lo juventino che si sente virtualmente secondo. Non posso vedere queste scene. Che schifo. Non si possono vedere questa scena. Allora, no, dico, ci mancava lo juventino che si sente virtualmente secondo. Quanti sono gli scudetti? Beh, 56 36 più 2, ecco, 36 più 2. No, scherzi, pare, però ha ragione. Al di là, scherzavo, però è vero che la Juventus teoricamente che si trova a 32 punti più sarebbe... 15 farebbe 47, potrebbe forse anche essere 50 martedì sera vincesse il derby. C'è anche da dire che Napoli di questo passo tra poche giornate. Ah beh sì, gli diamo lo scudetto. A marzo festeggiano lo scudetto. Allora andiamo a vedere velocemente nel secondo tempo quello che è successo e vedete che poi l'Inter non è che non abbia combinato nulla. C'è Noglu calciato col portiere fuori dai pali, era una buona opportunità. Quella è la più clamorosa. Esatto. Soriano in area, colpo sicuro, respinge Darmian, poi Onana blocca su Dominguez. Poi vedete Inter, perché al 58esimo Lukaku da due passi calcia centrale. Questa era anche una gran bella palla che si è mangiato Lukaku. 70esimo Acerbi per Dzeko il volo. Quello di Dzeko era gol. Poi vedete due lampi su due disimpegni sbagliati dell'Inter, no? Quindi qui l'Inter commette proprio degli errori in disimpegno, lancia una prima volta Barro in area che perdona Onana. Subito dopo l'errore questa volta è di, in parte Onana, molto di D'Ambrosio, Orsolini colpisce. Per l'Inter poi poco come reazione, Lautaro da fuori deviata in angolo e Gosens col sinistro tiro centrale. Cioè, ci si aspettava molto di più. La partita finisce sull'azione di Barro. Da quel momento l'Inter sparisce dal campo. Il blocco che dicevamo, Bologna non ne ha più, invece probabilmente non ne aveva più molto neanche l'Inter. La cosa più deludente sono gli ultimi 20 minuti della partita. Andiamo a vedere i prossimi bocciati. Gosens, Çalhanoğlu e Dzeko, i promossi. Dall'azione di Barro in poi. Bocciati, Lukaku, Dumfries e D'Ambrosio, siete d'accordo? Sì. Forse Dzeko promosso è troppo. Però Dzeko perché è promosso? Dzeko è entrato, ha fatto meglio di Lukaku. Sai chi avrei promosso io al posto di Dzeko? Forse Bastoni. Assolutamente sì. Molto male a Acerbi, secondo me. Va bene, andiamo a vedere lo scout della partita. Poi chi possiamo fare il Raggi X? Io direi che possiamo fare Lukaku nell'interesse della sua prestazione e Lautaro e poi mettiamo Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Come valutazione se posso dire su questo Brozovic, argomento la presenza Brozovic, del terzo attaccante ecco Brozovic, datemi anche Brozovic. Sapete a chi ha tolto spazio in maniera clamorosa? A Lautaro. Sì, è vero, è vero. No, poi è stato proprio...